Buongiorno ragazzi, io sono dottor Dulce Alessandro, sono un ricercatore di questo dipartimento. Oggi noi vi mostreremo qualcosa riguardo alla chiralità e come questa è correlata all'origine della vita. Probabilmente già tanti di voi sapranno che cos'è la chiralità, probabilmente durante il corso qualcuno vi avrà parlato di questa caratteristica della materia. Sfortunatamente non abbiamo niente da farvi vedere sperimentalmente, via slide vedrete dei filmati, quindi tutto via computer. Vi mostreremo anche verso la fine, dopo una panoramica di carattere generale sulla chiralità, vi mostreremo come noi l'applichiamo nei nostri progetti di ricerca e a cosa può essere utile, come può essere sfruttata. Di chiralità nel corso di studi di laurea in chimica ne sentirete parlare molto spesso, vedrete come è correlata a tante molecole di uso comune quotidiano. Per quanto riguarda invece poi un'applicazione nel campo della ricerca, incontrerete la chiralità in uno stato più avanzato dopo eventualmente i 3 anni di laurea, quando vi iscriverete eventualmente alle lauree specialistiche, alle magistrali. Io posso concludere qua questa breve introduzione. Adesso la dottoressa Randazzo vi parlerà della chiralità in generale, poi ritorno io per mostrarvi un attimo qualche aspetto della ricerca. Buongiorno a tutti, mi chiamo Rosalba Randazzo, sono un'assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Chimica e, come è stato già introdotto dal dottor D'Urso, vi parlerò in generale di quella che è la chiralità, questa caratteristica, questa proprietà delle molecole. Sicuramente avrete già affrontato il tema della chimica organica, in cui più facilmente si incontrano questo tipo di proprietà. Avrete visto qualcosa di simile a questa mappa concettuale, in cui si parla di molecole che hanno gli stessi atomi, che possono essere collegate in maniera differente, quindi si parlerà di isomeri di tipo costituzionale o di stereoisomeria. Se gli stereoisomeri si possono convertire facilmente l'uno nell'altro per semplice rotazione intorno ad un legame, come per esempio nel cicloesano, allora saranno isomeri conformazionali. Se questa cosa non è possibile, si parlerà di isomeri di tipo configurazionale. E in particolare, se sono immagine speculare l'uno dell'altro, si parlerà, nel caso in cui non sia immagine speculare l'uno dell'altro, di diastereoisomeri o di enantiomeri. Noi per ora ci concentriamo su questi, molto semplicemente. E quindi ritorniamo un attimo indietro e vediamo esattamente che cosa significa chiralità, questa parola che spero voi già abbiate incontrato. È una parola che deriva dal greco, keir, che significa mano. Perché mano? Semplicemente perché proprio la mano è l'oggetto che a livello macroscopico rappresenta appunto questa proprietà che invece poi ritroviamo nelle molecole. Vi faccio vedere un piccolo filmato in cui appunto vediamo una mano riflessa nello specchio. In realtà questa immagine speculare della mano non è altro che l'altra mano. Se noi sovrapponiamo l'una sull'altra, mettendo i due dorsi nello stesso verso, vediamo che effettivamente non sono esattamente sovrapponibili, perché per esempio i due pollici divergono, in un caso vediamo il mignolo sovrapposto all'indice e così via. Quindi questo è il motivo per cui appunto questa proprietà della materia viene detta chiralità. Perché la studiamo? Cioè, va bene, ci sono queste molecole, hanno queste proprietà, bene. In realtà no. Andiamo un attimino in dettaglio nel mondo macroscopico e poi andiamo a vedere che cosa succede a livello molecolare, quindi microscopico. Vediamo che un cavatappi, per esempio, ha una parte terminale che finisce con una elica. Per chi è destro come me,
È facilissimo utilizzare il cavatappi perché si fa forza con la mano che più spesso utilizziamo, quindi la mano destra. Per una persona però mancina è un po' più scomodo perché deve girare verso destra e fa un po' più fatica. Se ci fosse un cavatappi con un'elica sinistrorsa, in questo caso farebbe meno fatica perché potrebbe usare la mano che più facilmente utilizza di solito e potrebbe girarla nel verso che gli è più consono. Allo stesso modo, se guardiamo le sedie con i banchetti, quelle che, sulle quali siete seduti adesso, per noi destri è facilissimo scrivere su questo tipo di sedie, per un mancino sarebbe più comodo che ci fosse una sedia a immagine speculare, perché in quel caso l'appoggio sarebbe sul lato sinistro e potrebbe tranquillamente scrivere poggiando il braccio senza stare a stancarsi in maniera eccessiva. Anche le eliche sono degli oggetti chirali, infatti appunto ci sono eliche che girano in verso destro giro, levo giro, e l'esempio più lampante e sicuramente più calzante è quello delle scarpe, perché tutti sappiamo che le scarpe sono una l'immagine speculare dell'altra, non sovrapponibile, ma soprattutto che la scarpa destra ospita solo ed esclusivamente piedi destri, la scarpa sinistra naturalmente solo ed esclusivamente piedi sinistri. Se proviamo a invertirle, diciamo che un attimino siamo scomodi. Quindi questi oggetti di uso comune, oggetti che macroscopicamente osserviamo nella nostra vita quotidiana, abbiamo visto come sono interessati dalla chiralità, da questa proprietà delle molecole di essere asimmetriche. Andiamo a vedere però nel mondo microscopico quali sono le molecole appunto chirali e perché le abbiamo correlate all'origine della vita. Gli amminoacidi, di cui anche in questo caso sicuramente avrete sentito parlare, sono i costituenti fondamentali delle proteine che costituiscono il nostro organismo e tutti gli amminoacidi naturali sono della serie L. Altro esempio sono invece gli zuccheri, che sono tutti quelli naturali della serie D. Gli zuccheri sono i costituenti fondamentali del DNA, dell'RNA, si trovano nello scheletro e la loro caratteristica di essere chirali si trova anche nella macromolecola che poi vanno a formare, in questo caso vi ho rappresentato qui il DNA, ma si trovano anche naturalmente in altre macromolecole. Quindi la natura, per costruire queste strutture che sono fondamentali alla fine per la nostra vita, ha scelto per gli amminoacidi la serie L e per gli zuccheri la serie D. Quindi ha scelto delle molecole chirali, le ha discriminate. Il perché ancora in realtà non si sa, è quello che vorremmo scoprire tutti quanti. Anzi, se avete qualche idea si accettano suggerimenti. Inoltre questa caratteristica si trova per esempio nei farmaci che utilizziamo comunemente. Chi di noi non ha mai avuto un mal di testa e non ha preso dell'ibuprofene o la penicillina che è utilizzata ormai, che si conosce da tantissimo tempo. Andiamo un attimo indietro, guardiamo appunto quella struttura che vi ho rappresentato come struttura di un amminoacido, che vi ho detto è della serie L quando si trova in natura. Gli amminoacidi sono caratterizzati da un carbonio centrale che è legato a quattro sostituenti differenti, un gruppo amminico da un lato, uno carbossilico dall'altro e questa specie che noi chiamiamo R per rappresentare un generico residuo laterale che può essere di qualsiasi genere. Ce ne sono diversi in natura, quelli naturali sono 20, lo sapete benissimo, andiamo avanti, sostituiamoli questi gruppi così che sembrano complicati con qualcosa di più semplice, mettiamoci semplicemente delle forme geometriche, andiamo a dimostrare che un amminoacido è una specie chirale. Se lo mettiamo davanti a uno specchio e facciamo la sua immagine speculare, disegniamo la sua immagine speculare, possiamo vedere che se li sovrapponiamo non sono l'uno sovrapponibile all'altro. Anche se io girassi in qualche modo e facessi coincidere per esempio questo e questo, lo mettessi a questa parte, il cilindro sporgerebbe dietro, quindi comunque non sarei in grado di sovrapporlo esattamente.
Perché questa cosa è importante? Perché per esempio nel nostro organismo ci sono dei recettori, degli enzimi, delle proteine che appunto hanno lo scopo di riconoscere in maniera precisa alcune molecole. Se questo fosse un recettore del nostro organismo, vedremmo tranquillamente che una molecola entra perfettamente nelle cavità che sono disposte per accogliere appunto queste parti della molecola. Nel caso in cui ci fosse l'altra, l'accoglienza da parte del recettore non è proprio perfetta. E che cosa succede in realtà poi alla fine, non solo schematicamente? Succede che per esempio due molecole che sono una l'immagine speculare dell'altra, quindi sono due enantiomeri, hanno odori differenti nei nostri recettori. Il limonene, la stessa molecola, però semplicemente una l'immagine speculare dell'altra, proprio perché c'è un carbonio asimmetrico, hanno odori differenti. Il carbone, dicarbone delle carbone, danno odori di cumino o di menta piperita, proprio perché i nostri recettori li riconoscono differentemente, riescono a discriminare l'uno dall'altro. Questi sono esempi semplici e simpatici. Quello che è un pochettino più grave è quando si parla di farmaci. Perché? Se abbiamo un farmaco come il talidomide, che era un farmaco utilizzato negli anni 60 per curare le nausee mattutine delle gestanti. E questo farmaco veniva sintetizzato, dalla sintesi si otteneva una miscela al 50% dei due enantiomeri. E dopo la messa in commercio di questo farmaco si scoprì che in realtà uno dei due farmaci era un sedativo, quindi aveva l'effetto di calmare effettivamente queste nausee. Ahimè, l'altro era teratogeno e causava delle malformazioni a livello fetale e quindi fu naturalmente ritirato dal commercio per evitare che la cosa si propagasse. Quindi vediamo ancora meglio quale sia l'importanza della chiralità a livello molecolare, soprattutto a seguito di questi spiacevoli eventi. Va bene, come la indaghiamo? Cioè, noi non è che riusciamo a vedere la molecola e vediamo se un atomo è legato da un lato o dall'altro, perché diciamo che sono un attimino piccole, non ci arriviamo ancora. Che cosa facciamo? Sfruttiamo la capacità della materia di interagire con la luce. Vediamo qua schematizzata una lampadina che proietta della luce. Come vediamo, la luce si propaga in tutte le direzioni dello spazio, però se la facciamo passare attraverso un filtro riusciamo a polarizzarla, cioè a selezionare solamente una parte di questa luce, quella che appunto il filtro lascia passare. Un tipico esempio macroscopico di filtri polarizzatori sono gli occhiali Polaroid, che voi conoscete benissimo, sono contenta. Quindi la polarizziamo, quindi selezioniamo solamente una radiazione che si propaga in un'unica direzione nello spazio. Se facciamo passare questa radiazione attraverso una cella portacampione, che potrebbe essere un qualsiasi spettro fotometro, se non c'è niente al suo interno o c'è un materiale che non interagisce selettivamente con la luce che abbiamo polarizzata, la luce che viene emessa è esattamente uguale a quella che era entrata prima del portacampione. Se invece mettiamo per esempio una soluzione acquosa di un acido chirale come l'acido tartarico, nel caso in cui c'è l'enantiomero L, la luce verrà deviata di un certo angolo verso destra o verso sinistra nel caso in cui utilizziamo l'altro enantiomero. Benissimo, qua in linea di principio ci siamo. Quello che facciamo in realtà è che abbiamo la luce piano polarizzata che possiamo scomporre in realtà in luce polarizzata destrogira e luce polarizzata levogira, che qua non mostro per semplicità. Le molecole chirali sono capaci di interagire naturalmente in maniera differente con la luce polarizzata destrogira e levogira, causando una ulteriore deviazione poi che porta alla polarizzazione ittica, magica e tutto l'altro.
Niente, giusto perché la presentazione ha lo scopo di semplificare un po' tutto. Partiamo da qui, qua abbiamo la nostra luce, la nostra fonte di luce, la lampada, e c'è un sistema di specchi e prismi. Prismi e specchi, che fa? No, in realtà la luce passa appunto attraverso una serie di fenditure, specchi, prismi, in maniera tale da essere quanto più possibile monocromatizzata, quindi cerchiamo di avere un'unica lunghezza d'onda, e polarizzata. Una volta che viene poi focalizzata, la luce polarizzata nel piano viene scomposta da questa parte dello strumento, che viene chiamato modulatore, che scompone la luce polarizzata linearmente in luce polarizzata levogira e destrogira. A quel punto passa attraverso un'ulteriore fenditura, qua ci sarà il nostro campione capace di interagire appunto diversamente con le due componenti della luce piano polarizzata. A quel punto c'è un fotomoltiplicatore che appunto ci dà una risposta di quella che è stata l'interazione della luce con la nostra sostanza. Adesso passo la parola di nuovo al dottor Brusso, che vi presenterà come noi attuiamo questa tecnica spettroscopica così semplice nel mondo microscopico, in particolare in quello biologico. Allora, rieccomi qua. Avete visto che cos'è la chiralità, a cosa serve, e adesso vi mostrerò brevemente, altri 5 minuti, come noi utilizziamo e come la sfruttiamo a livello di ricerca scientifica. Come vi ha accennato prima la dottoressa Randazzo, nel campo, in ambito biologico, avete visto che la chiralità ha un ruolo fondamentale. E il DNA, come molecola, come la conoscete, nella sua doppia elica canonica, anch'essa è una molecola chirale, una macromolecola chirale. Ora, dato che il DNA è formato dagli zuccheri, che sono chirali, dalle basi azotate, poi legate tra di loro da questi atomi, da questi fosfati, che formano queste catene intrecciate, può assumere varie conformazioni, si può disporre in vario modo e quindi esistono varie forme del DNA. Quella più comune di cui è composto il nostro DNA è la forma B, viene chiamata forma B. È una doppia elica destrorsa, dove si può ben vedere le basi. Queste in viola, blu, che vedete, sono le basi adenina, timina, citosina e guanina collegate tra di loro, che come vedete nella forma B sono ben protette dalla doppia elica del DNA. Altre forme più conosciute, più studiate, sempre doppie eliche destrorse, abbiamo per esempio la forma A, che è quella più utilizzata dall'RNA più che dal DNA, ma che comunque viene chiamata come una forma idratata di DNA. Come vedete ha una struttura più allargata e più schiacciata rispetto alla forma B. Poi esistono altre strutture, C, B, D, più o meno quasi tutto l'alfabeto è occupato dalle varie conformazioni del DNA. Tutte però doppie eliche destrorse. L'unica conformazione del DNA doppia elica sinistrorsa è quella che viene chiamata forma Z del DNA. Questa forma è la forma più inusuale tra le diverse conformazioni del DNA, è quella che adesso è maggiormente oggetto di studio, perché sembra essere coinvolta in dei processi di trascrizione del DNA. Il problema è che, a differenza della maggior parte delle altre conformazioni del DNA, di questa conformazione sinistrorsa non si sa ancora qual è il ruolo biologico. Non si ha modo di scoprire qual è il suo ruolo biologico perché, siccome probabilmente è
presente nel nostro DNA in bassissime concentrazioni, non si è in grado di andare a rivelarla, a riconoscere in quali tratti del DNA si ha la conformazione Z. Noi ci occupiamo di questo, cerchiamo una, stiamo facendo degli studi per cercare una molecola in grado di selezionare, di andare a interagire in maniera selettiva con la forma Z del DNA e poterci dare delle informazioni riguardo alla posizione, quindi poter dedurre quale possa essere il suo ruolo biologico. Come facciamo e perché? Cosa c'entra la chiralità in tutta questa, in questa storia? La molecola che noi stiamo utilizzando in questo momento come sensore è una molecola non chirale, ok? Una molecola che non è chirale, quindi come vi ha mostrato la dottoressa Randazzo, quando utilizziamo quella strumentazione apparentemente complicata, ma poi in realtà è abbastanza semplice, essendo delle molecole non chirali, non osserveremo nessun segnale, perché ovviamente non hanno nessuna interazione preferenziale con la luce circolarmente polarizzata. Quindi quando noi visualizziamo questo, lo spettro che viene fuori da quella strumentazione, sarà piatto perché non avremo nessuna molecola chirale al suo interno. Quando invece queste molecole vengono fatte interagire con un templato chirale, quale per esempio il DNA, una molecola chirale, una macromolecola chirale, quale per esempio il DNA, dall'interazione, come frutto dell'interazione, viene fuori quella che viene chiamata induzione di chiralità. Cioè le molecole che prima erano achirali interagiscono con la molecola chirale, per esempio il DNA, e riescono a dare un segnale di dicorismo circolare dove prima non vedevamo nulla. Quindi, sfruttando questo processo, è possibile riuscire a utilizzare una molecola come un sensore di chiralità. L'altra cosa importante che bisogna attenzionare per far funzionare, per rendere un sensore efficace, è quello che ovviamente il nostro sensore deve andare a riconoscere in maniera selettiva e specifica il nostro target. Se il nostro target è la forma Z del DNA, noi dobbiamo trovare una molecola che riesca a interagire solo e soltanto con la forma Z del DNA e quindi non con la forma B. Questo per esempio è uno spettro che viene fuori da quella strumentazione che abbiamo visto prima, il dicroismo circolare, dove si potete notare il segnale del DNA nella conformazione B e non si osserva nessun segnale quando noi aggiungiamo la nostra molecola sensore. Quindi la nostra molecola non ci dà nessun segnale quando interagisce con la forma B. Quando invece abbiamo la forma Z, compare un segnale che ci permette di individuare la presenza della conformazione Z del DNA. Poi ovviamente altri studi ci portano un po' a approfondire la conoscenza di questa tipologia di interazione, di questa specificità dell'interazione, e si può notare come in realtà le porfine sono queste molecole, sensori, sono disposte in una maniera ben precisa sulla forma Z del DNA, invece non riescono a interagire con la forma B del DNA. Quindi in questo modo, ancora ovviamente in vitro, quindi semplicemente in laboratorio, si può utilizzare il dicroismo circolare come sensore, come strumentazione che ci permette di creare dei sensori conformazionali di, per esempio, DNA. Niente, con questo abbiamo concluso. Ovviamente questa è l'open question che riguarda la chiralità, di riuscire a capire perché la vita, i sistemi viventi hanno scelto una particolare chiralità per quanto riguarda gli amminoacidi e per quanto riguarda gli zuccheri, cioè perché la natura ha scelto la simmetria per generare la vita. Ok, con questo vi ringrazio.